La manifestazione nasce infatti nel 2004 da un'idea di Mary Drigo, diventando a 7 anni di distanza uno dei festival dedicati alla settima arte più accreditati. Ma cosa si prova a vedere un'idea trasformarsi in qualcosa di così grande dopo 7 anni? Un grandissimo piacere e anche una grande fiducia, perché io non mi ritengo una persona eccezionale, mi ritengo soltanto una persona molto determinata e ritengo quindi che qualsiasi persona possa raggiungere gli obiettivi che si prefigge con molta umiltà e con molta voglia di imparare. Ecco, io vengo dalla scuola e quindi ho cambiato completamente. Cambiato completamente, ho cominciato a interessarmi di tutt'altro, cosa che sicuramente non era mai stata la mia portata, però ho voluto farlo perché ritengo che i ragazzi di Latina, molti dei quali si dedicano al cinema in forma amatoriale o anche in qualità di filmmaker, abbiano proprio bisogno di un contenitore che sia anche un laboratorio. Molti di loro vengono con noi proprio per imparare a trasformare la formazione teorica che hanno acquisito attraverso l'università, trasformarla in qualcosa di concreto come può essere un evento. Cioè stiamo cercando di insegnargli a tradurre le idee in qualcosa di molto pratico, di molto concreto, che è altrettanto difficile che una laurea e che non c'è nessuno, viceversa, che te la possa insegnare. Mary Drigo ci ha parlato dell'importanza del festival come laboratorio, sia per i registi che per voi dello staff. Ci vuoi raccontare la tua esperienza? Sì, per me è stata una nuova esperienza qui nel Festival Continuo del Cortometraggio perché ho avuto modo di sperimentare una nuova parte di quello che è il mio lavoro di traduttrice e di interprete, perché ho avuto l'opportunità di imparare a cimentare quello che erano le mie competenze nell'ambito della sottotitolazione, quindi come funziona la parte tecnica per i sottotitoli e anche mantenere le relazioni con i registi esteri, quindi un contatto per farli sentire coinvolti nel nostro festival e anche quella che è la parte delle pubbliche relazioni quando appunto vengono qui da noi anche dall'estero. Quest'anno abbiamo una regista argentina a visitare la nostra città, quindi le nostre zone, e mostrargli quello che non avrebbero potuto vedere se fossero venuti in Italia a fare la classica visita turistica nelle città d'arte, quindi qualcosa di nuovo che anche ha avuto un successo perché è stato qualcosa di diverso e di interessante per loro.